Salve ragazzi e bentornati ancora una volta qui su Pokémon Cristallo Randomizer Nuzlocke e benvenuti in questo nuovissimo episodio. Ci troviamo qui a Mogania. Nella parte precedente abbiamo battuto Furio Capopalestra di Fiorlisopoli, abbiamo oltrepassato tantissime cose nella parte precedente, vi consiglio vivamente di andarla a guardare perché mamma mia non ve ne pentirete, sono successe veramente troppissime cose ragazzi, ok? Quindi io ve la lascio comunque nelle schede o da qualche altra parte, quindi andatela a vedere se comunque l'avete persa. In questa nuova parte ragazzi andremo in giro per Mogania perché dobbiamo portare a termine alcune mansioni tra virgolette. Quindi ragazzi, prima di incominciare io vi ricordo di lasciare un bel pollicione all'insù come al solito, quindi supportate tantissimo con tanti mi piace questa serie e questo episodio soprattutto, ma anche con la domanda del giorno, quindi rispondete all'hashtag DDG con la domanda del giorno che trovate proprio qui in basso, quindi tutti quanti sotto nei commenti perché è importante, lo sapete come al solito. Allora, dobbiamo autogestirci in questa città perché succederanno tante cose anche oggi. Mentre visiti Mogania, gustati un'iramella. No, magari più tardi, ok? Bene, bene, bene. Lui chi è? Ehi, ciao! Non ti ho mai visto a Mogania. Allora, sì, vabbè, quello delle iramelle, vero? No, non voglio le iramelle, ma devo semplicemente andare al lago d'Ira, che se non sbaglio si trova di qua, vero? Esattamente. Allora, lago d'Ira troviamo intanto al percorso 43, dove assolutissimamente dobbiamo fare una cattura, quindi ci saranno dei nuovi Pokémon, non si sa quali, non si sa cosa catturerò, cosa beccherò così all'improvviso, ma noi ci proveremo. Proveremo a verificare qual è il Pokémon di questo percorso. Allora, intanto c'è Yano Campeggista con 3 Pokémon disponibili. Il primo è Chikorita. Bene, bene, bene. Chikorita maschio. Allora, io ho allenato Umbrella fino al livello 29, come potete vedere. Andrei di Fango Bomba. L'ha pure appresa da pochissimo, quindi vi lascio immaginare. E ovviamente super efficace che io Chikorita. Prossimo Pokémon next Pinsir. Rimaniamo in campo con Umbrella, che tra l'altro mancano 6 livelli per poi, quasi 6 livelli ecco, per farlo evolvere in Venusaur, cosa assolutissimamente fantastica. Ultimo Pokémon Delibird, quindi restiamo in campo con Umbrella e usiamo subito Fuoco Bomba, via, ciao. Battuti tutti e 3 con Umbrella, livello 30 con Umbrella, finalmente, ok, perfetto. Adesso sì che mancano 6 livelli per Venusaur. Yes, Rod to Venusaur sotto nei commenti, dai. Ok, vediamo cosa abbiamo, consigli utili, bla 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 bla. E cose che non ci interessano. Allora, siccome siamo al percorso 43, dobbiamo fare prima questa cattura e poi possiamo procedere verso il lago d'Ira, se non sbaglio. Vediamo. Speriamo in qualcosa di buono. Sì, e vabbè, Scizor, ciao proprio. Oh, Scizor femmina, livello 16. Bomba, bomba, mi sto gasando tantissimo. Mi sto gasando tipo tantissimo. Ok, proviamo a fare un giga assorbimento. Vediamo un po' quanto tolgo. Non dovrei ucciderlo con un giga assorbimento, dai. Infatti non è efficace. Brutto colpo, attenzione, critta pure. Di nuovo, facciamone un altro. E un altro ancora. Ok, perfetto. Dovrebbe bastare. Dovrebbe già bastare. Ok, adesso andiamo sulla borsa e usiamo. Cavolo, devo comprare le Pokéball. Ecco cose che mi mancava. Ho solamente una Mega Ball, diamine. Speriamo bene. 1, 2, 3, 4. E vai! Abbiamo catturato Scizor. Che bomba, ragazzi, partiamo veramente a propulsione oggi. Assurdo, abbiamo catturato Scizor, che bello. Dopo lo andiamo a controllare al centro Pokémon, nel box, non preoccupatevi. No, per adesso non gli do un soprannome. Nel caso dovesse essere molto molto figo, me lo scriverete sotto nei commenti più o meno se tenerlo o meno. Ok, allora, da questa parte abbiamo altri allenatori, però se non sbaglio si va verso il lago d'Ira di qua. O se no, non mi ricordo se dovevo passare il barco o meno, però vabbè, adesso cioè, vediamo. Typhlosion, che bello, facciamo un colpo karate, aia. Colpo karate ancora, body slam e un giga assorbimento finale, bye bye. Ok, abbiamo vinto contro quest'altro allenatore. Adesso andiamo avanti di qua, vediamo se era la stessa cosa passare il barco o meno. Ma penso di sì, infatti.
era soltanto per evitare, diciamo, quegli allenatori là e le zolle d'erba, ma comunque non ha senso. Ok, un grande fungo, non posso trasportare sti cavolo di strumenti. Mi consigliate qualcosa per la borsa, comunque, qui sotto nei commenti, perché sinceramente non so come fare per quanto riguarda il trasporto degli strumenti, raga? Va bene, lui è un altro allenatore. Lo andiamo a battere subito, ha un solo Pokémon, facciamo un colpo karate, anzi due colpi karate, e lo mandiamo a casa, bye bye. Ce n'è un altro, lo battiamo subito. Comunque non lo so, ragazzi, se oggi ci arriviamo proprio a battere anche la palestra di Mogania. Io spero tanto di sì, però sono un po' incerto perché dobbiamo ancora completare questa parte qua. Allora, sì, andrei di Gengar. Non lo so, Kingdra non mi convince tantissimo, è maledettamente stronzo come Pokémon. Aeroattacco, ok, Bora, ciao. Bene, 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 ragazzi. Allora, da questa parte arriviamo quindi al Lago d'Ira. Ciao, Lago d'Ira. Casa del Guru Pescatore, vai. Entriamo. Cioè, entriamo, no? Entriamo, e il Guru Pescatore cosa fa? Ci dà una... No, non ci dà niente. Tristezza immensa, ricordavo male. Ok, dunque, da questa parte, vabbè, sì, usando Surf ci sarà, se non sbaglio, appunto, come si chiama? Gyarados, il Gyarados Shiny. Va bene, possiamo anche usare Surf volendo, vai, vai. Andiamo. Al Lago d'Ira potrei praticamente fare una cattura. Eccolo qua, il Gyarados rosso. Ciao, carinissimo, però se io clicco il Gyarados rosso vale come primo incontro. Vabbè, facciamo che Gyarados praticamente lo escludiamo da ogni tipo di evento e non c'entra assolutissimamente col primo incontro che ci sarà qua, quindi lo clicchiamolo, ci parliamo. Ed ecco qua, Gyarados rosso, Gyarados shiny, ma sempre se Gyarados... No, invece non è Gyarados shiny... No, non ci credo. E Whipping Bell! Shiny però! Tantissima roba, ragazzi! Whipping Bell Shiny a livello 30! Cavolo, cavolo, cavolo! Allora, questa è una bella botta di culo! Esatto! Troppo! Allora, proviamo continuamente il Giga Assorbimento. Eh sì, ciao proprio. Colpo karate nemmeno, no. Sì, io sto morendo intanto. Facciamo attacco rapido a tutto spiano. Siccome mi sta rompendo le scatole già da adesso, togliamo, mettiamo Titan. E con Titan facciamo un mega assorbimento. Vai, 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 vai. Spingiamolo sempre di più ai minimi punti vita, perché questo è quello che dobbiamo fare per cercare di catturarlo. Ok, sto velocizzando tutto, ma non preoccupatevi. Ok, allora ragazzi, dovrebbe entrare adesso, dovrebbe entrare, quindi proviamo. Ho tre Pokéball, la mia unica speranza, guardate. Sì, uno, due, tre e quattro, boom, catturiamo uno shiny, non ci credo. Catturiamo Whirlpimble Bell shiny. Tantissima roba, ok. Pokémon Moschivoro. Assurdo. Ma voi sapete che nelle Randomizer Nuzlocke gli Shiny hanno vita praticamente... Ok, praticamente vita infinita. E se muoiono si possono riportare in vita? Questa qui è una regola... Una regola che c'è sempre stata nelle Nuzlocke, quindi... Però sinceramente non so cosa fare adesso di questi Pokémon, quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Assurdo, ho trovato Whipping Bell al posto di... Vabbè. Che cosa assurda. Allora, sì, c'erano i tizi del Team Rocket che mi hanno fatto pagare il barco dove essere passato. Soldi totalmente inutili, sprecati per niente. Ok, adesso andiamo al centro Pokémon. Eccoci qua. E vi faccio vedere i Pokémon che ho catturato. Dovrei farvi vedere Scizor e anche Whipping Bell Shiny. Quindi vediamo un secondo adesso com'è che va questa cosa. Ritira Pokémon, Whipping Bell, eccolo qua, statistiche. Allora, lega tutto, specchio velo, tuono shock e sfuriate. È pur sempre uno shiny, cioè al posto di Gyarados, che già è una cosa veramente fantastica e assurda. Non me l'aspettavo, pensavo che Gyarados fosse proprio il Pokémon
X della situazione, invece no. Quindi fatemi sapere per Whirpimbell e anche per Scizor, perché Scizor cosa ha? Ah, capocciata, uovo bomba, codacciaio, preveggenza. Wow! Scizor spacca? Spacca e come? Fatemi sapere anche per lui sotto nei commenti. E dato che ci siete, scrivetemi anche qualche nickname carino per sia per Whirpimbell che Scizor, che magari io vi do ascolto come che ho fatto per Titan. E potrei scartarne qualcuno così a random, quindi fatemi sapere in tanti. Ok, guardate intorno, dovresti andare verso nord. Aspetta, perché io non ho ancora completato qui questa piccola mansione, quindi dobbiamo ritornare al lago d'ira. Ecco qua, devo parlare con lui. Questo lago è pieno soltanto di Gyarados, ma non credo proprio, ma... Vabbè, comunque, lui è Lance, lo sappiamo tutti. Ok, e adesso... Se non sbaglio dobbiamo ritornare praticamente a Mogania. Non l'avevo completamente visto poco fa, vabbè. Ritorniamo quindi a Mogania, dovevo parlare con lui. Ero presissimo dal fatto di aver trovato un Whirpimbell Shiny. E che palle, basta! Mi hanno fatto sborsare i miliardi questi qua del Team Rocket, maledetti. Certo che poi io sono un genio, passo sempre da quella parte. E sì, adesso, prossima tappa questo negozietto qua, infatti ecco qua. Dragonite, brum, pa, 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 pam. Adesso gli si uccide tutti. Che ci fai qui, Dark? Come pensavo, lo strano segnale radio proviene da qui. Effettivamente c'è anche una musichetta distorta, proprio leggermente, che tu capisci che c'è quella quadra che non cosa qui. Ed ecco qui che scopre una scala. Assurdo. Da lì in poi ci sarà appunto il rifugio del Team Rocket. Esatto. Adesso infatti mi rompono le scatole tutti. Non lo so adesso se completerò il rifugio in questa parte, ok? Ancora abbiamo del tempo a disposizione, quindi... Sunflora! Fuoco bomba, che io, bye bye. E ce n'è un'altra adesso, madonna sono infinite adesso le reclute, eh? Electabuzz, seconda evoluzione del Pokémon che odio. Blissey! Ah, mi ricordo Pretty Cure. Dove sei Pretty Cure? Che tristezza immensa, Pretty Cure. Va bene, ultimo Pokémon, ma non per importanza, Hitmonlee. Andiamo di Phoenix e facciamo un bel fuoco pugno, tipo tatticissimo. Ok, e via così. Possiamo procedere, quindi possiamo andare avanti. Adesso ci saranno altri campanellini maledetti che squilleranno per chiamare altre reclute. È una cosa normalissima. Ecco qua, subito. Veloci proprio come delle schegge. Facciamo colpo karate. E ancora colpo karate. E ancora colpo karate. Ok, livello 32. Ci avviciniamo sempre di più a Venusaur. Quindi Sunflora, prossima scelta. Cambiamo e mettiamo ovviamente Phoenix. Aspetta, no! Vero! Qui su Cristallo si evolvevano prima. Ecco perché. Oh mio Dio, altro che Road to Venusaur, si è evoluto adesso. Io ricordavo al 36, raga, abbiamo Venusaur, che bello. Abbiamo Venusaur, bomba, e quindi vai Venusaur. Che bello, ecco qua Umbrella, evolutissimo. E andiamo a fare un bel fango bomba, sì, madonna come godo, quanto è forte. Colpo karate. Oh yes, ma hanno tutti gli stessi Pokémon qua, non ho ancora capito. Non ho ancora capito la situazione, infatti. Ok, questo cos'è? Non lo so. Una polvostella, ovviamente non posso trasportare strumenti. Geniale come cosa, sì. Non ampliare la borsa è proprio geniale. Ok, Omastar, sì, diciamo che hanno tutti quanti gli stessi Pokémon, ecco. Ecco qua, di nuovo Sunflora e via così. Livello 33 Umbrella. Oggi siamo proprio... è la giornata per livellare Umbrella. Adesso cambiamo, eh. Cambiamo e facciamo livellare un pochino Russell Crowe. E usiamo Terremoto. Bello, così ci piace. Blissey, prossimo Pokémon. Mettiamo Gengar. E facciamo Aerocolpo. Sì, protezione magari quando... Oh, facciamo calcio in volo che è meglio. Ok. Prossimo Pokémon, Hitmonlee, vabbè, scontato proprio, scontato. E via. Allora,
Possiamo procedere. Non lo so da questa parte cosa c'è perché non mi ricordo perfettamente. Mirino. Grazie. Sto lasciando tipo un sacco di strumenti. Mannaggia. Va bene, cambiamo e mettiamo come primo non Gengar, ma Phoenix. Vai, mettiamo Phoenix. Ed ecco qui altre reclute sicuramente, infatti. Allora, da questa parte abbiamo una scala. Allora, vediamo un attimo di qua dove che arrivo. No, non ci credo, aspetta. Non è possibile. Sono ritornato all'inizio, mannaggia. Mannaggia a tutti! Oddio, sì, diciamo che ho fatto un giro totalmente largo che potevo anche evitare, perché la scala era questa qui, quella giusta. Ecco, allora, ecco qui Lance, dobbiamo adesso... Vabbè, mi ha ricaricato la squadra, mi ha fatto sto favore, quindi grazie mille Lance, gentilissimo, veramente gentilissimo. Prossimo passo, altre reclute, quindi dobbiamo battere tutti. Dobbiamo battere tutti, facciamo fuoco pugno. Fuoco pugno ancora. Ultimo Pokémon, Jigglypuff. Facciamo fuoco pugno e bye bye. Ecco qui, Phoenix mi sta dando un grandissimo aiuto. Grande Phoenix. Se posso evito qualcuno così per risparmiare tempo. Ed ecco qui di nuovo Lance. Ci vogliono due password per accedere alla stanza del capo. Solo alcuni Rocket la conoscono. Me l'ha detto quel Rocket lì. Dark, andiamo a farci dare le password. Quindi me l'ha detto quel Rocket lì, dobbiamo andarci a prendere la password. Sei tu? Ehi, quel tipo col mantello è un osso duro. Ok. E lui? Mi sa di no. O forse sì, non lo so, non lo so. Comunque battiamolo prima. Perché ho fatto tossina? Fuoco pugno è meglio. Ecco qua. Prossimo poco... Feraligatr, ciao proprio. Cambiamo Pokémon e mettiamo... Gengar, proprio subito. E Aerocolpo non te lo toglie nessuno. Mi ha addormentato, ma mi sono risvegliato. Madonna, che furia Gengar. Ok. Vediamo se mi dà la password. No, non mi dà la password. Non mi dà niente di niente. Ok, un'altra recluta. Se non... Cioè, potrebbe darmi lei la password. Non lo so adesso, però ci proviamo. Vai. Cubone, ma hanno tutti Cubone qua dentro. Madonna, che pizze. E Voltorb. Vanno KO tutti quanti easy. E la password per la stanza del capo è Coda Slowpoke. Coda Slowpoke. Ok, quindi andiamo, 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 andiamo. Coda Slowpoke. Dove caspita è la porta? Questo che strumento è? Rapid Artigli. Beh. Coda Slowpoke. Intanto saliamo, così facciamo prima. Allora. Ecco qua, ce n'è un'altra di recluta. Charmander, che carino, Charmander. Vediamo se riesco... No, non riesco di doppia sberla, va bene così. Livello 27 Phoenix. Prossima scelta sarà... Koffing. E mettiamo Gengar, così per sbrigarci facciamo in fretta tutto. Delibird e Aerocolpo per mandarlo giù. Tra l'altro è a livello 40, non per dire, vabbè. Se non sbaglio, dovrebbe essere questa. Credo. Allora, chi è? Ah, ecco. C'è Rospelo, infatti. C'è Rospelo, sembrava tipo troppo strana questa cosa. Ok, mi sa che vuole lottare Rospelo. No, invece no. Ricordavo male io. E no, questa c'è la pietra idrica, ciao. Quante cose. La porta è chiusa, servono due password per aprirla. Allora, abbiamo praticamente recuperato tutte e due le password. Avevo dimenticato un allenatore da battere, quindi Coda Slowpoke e Coda Raticate sarebbero le due password. La porta si apre e noi abbiamo praticamente l'accesso libero all'ultima stanza. E tu chi sei? Questo è l'ufficio di Giovanni, il nostro capo. Si allena in solitudine da quando il Team Rocket fu smantellato. Tipo così all'improvviso, con amarezza più che totale. E c'è lui, poi c'è lui, Generale Rocket, che cercherà di battermi con Raidon. Ok, Raidon. Io andrei di Russell Crowe perché ha... No, bolla raggio. Allora, intanto ti calmi, perché io ho terremoto, infatti, e tu no.
terremoto e un altro terremoto, ok, per mandare KO Raiden, perfetto questo moveset di Russell Crowe. Prossima, no, Elekid no, ragazzi, allora Elekid, mi diverto io adesso con Russell. Vai a fanculo, ancora pure su cristallo mi perseguiti, madonna che odio che sei, vattene via. Madonna l'odio, Elekid, cioè veramente, impazzisco. Prossimo ed ultimo Mew, vabbè, la combo. Facciamo un ghigliottina, dai, no, fallisce. Ghigliottina, sì, capo in un attacco. ciao, valla a reggere ghigliottina, ce l'abbiamo fatta. Ok, sborsa tantissimi soldi, non c'è tempo per commuoversi, devo informare gli altri. Informali, però il tavolo lascialo qui, poi magari vai ad informare tutti. Ma questo che Pokémon è? Ah, è Murkrow. La password è Viva Giovanni. Grazie mille per questa immensa fonte. Ecco. Quindi andiamo giù. Ok, quindi arrivati fin qui dovremmo mettere la password che ci ha dato il Murkrow. Quindi inserisce la password, la porta si apre e... Fermati lì, dove sei? Ed ecco qui ovviamente altre fottutissime reclute. Noi skippiamo i discorsi perché se no ci sbrighiamo domattina. Ok, dobbiamo battere questi altri generali. Allora, mi hanno praticamente rotto le scatole questi qua. Non ho più punti potenza, facciamo calcio in volo, mi schianto, proprio l'ideale per... vabbè, oh! Mi stanno rompendo le scatole. Mettiamo Umbrella, dai. E andiamo a fare colpo karate, via. Cinesi, fuoco bomba, dai, me lo tolgo dalle scatole sto Pokémon, mi sta rompendo veramente. Ok, Marowak, proprio una roba incredibile. Abra, facciamo fango bomba, via. E l'ultimo Pokémon è Exeggutor, che lo mandiamo KO pure. Ehi, brutto colpo, madonna. Mettiamo Gengar, mi ha pure bruciato, mannaggia. Faccia Bora, non ce l'ho più. Vabbè, oh, sono rimasto così proprio. Proviamo a mettere Titan. Mettiamo Titan. Ok, non è molto efficace il lanciafiamme, quindi a posto così. Andiamo di Frana. No! Che palle! Dai, ma veramente! Ha usato Incrocolpo! Non si può fare una morte per ogni episodio diverso. Io veramente non... Oh mio Dio. Allora, la situazione è fottutamente critica. Andiamo di fuoco pugno. Fuoco pugno. Si sarebbe risolta per il meglio se io avessi messo Phoenix fin dall'inizio, però va bene. Ok. Il maledetto Team Rocket me la pagherà carissima, veramente proprio cara. E adesso sono ritornato a 5 Pokémon, perché probabilmente uno tra Scizor e Whippingbell entrerà nel mio team. Quindi non arriveremo mai a 6 Pokémon, questa è la quarta death. Veramente, credo di non aver mai fatto già così tanto in una randomizer Nuzlocke, vi giuro. Vabbè, direi che possiamo ultimare le ultime cose. Ecco. Cos'è che dovevo fare qua con i Voltorb? Ah, tipo dovevo ucciderli, ma questo è un Mantine. Che tra l'altro potrei catturare, ma non mi interessa. E non si scappa. Sassata pure, mi stava mandando giù. Allora... Io oggi uccido qualcuno, veramente. Oggi uccido qualcuno. Ok, vita al tiro. Sì, però... Ok, capisco che sono paralizzato, Allora, ricarichiamoci ancora. Mi stanno rompendo le scatole in tutti i sensi. Oh, via. Via. Ok, devo praticamente ucciderli tutti quanti, questi qua. Va bene, allora vado a fare una cosa.
Dove stanno? Ecco, le iperpozioni. Ricarichiamo Gengar e lo mettiamo come primo Pokémon, così ci sbrighiamo. Sì, però non si può, raga. Dai, avevo pure... avevo un Tyranitar, che palle. Cioè, ma non si può, veramente. Io continuo a lamentarmi, va bene, però... però è proprio... sta sembrando veramente un genocidio di massa questo qui. E non è possibile questa cosa, no, per niente. Oh mio Dio. Andiamo avanti per il nostro. Oh, abbiamo finito? Perché a me danno un fastidio queste cose. Ok, la MN06, perfetto. Che è Mulinello. Adesso possiamo finalmente battere la palestra di Mogania. Ma... stavo per dirvi, mi danno un fastidio queste cose, tipo i cavo sotto nel... da battere proprio per le reclute, per i team malvagi e chi ne ha più ne metta, tutte queste cose, chi più ne ha più ne metta, però non, cioè veramente non tollero niente di tutto ciò, cavolo, e non si scappa pure. Altri Pokémon. Raichu. Bene. Qui dentro si trovano un po' di Pokémon forti, proprio leggermente. Allora, attiviamo il repellente perché sennò non ne usciamo completamente vivi. Repellente. E via così. E vabbè, però che palle! Oh, finalmente curiamo la nostra squadra. Ma adesso dobbiamo praticamente depositare Tyranitar perché sì, ha avuto tipo una durata brevissima questo Pokémon che... credo sia... ma veramente tanto breve, tanto tanto breve, troppo breve. Quindi, ecco qua che Titan ha fatto la sua porca figura per circa un episodio, più o meno un episodio. Ed è così che finisce la sua avventura. Quindi, ragazzi, io vi ricordo di farmi sapere cosa ne pensate di Scizor e anche di Whipping Bell. Vi ricordo anche di dargli un soprannome qui sotto nei commenti perché mi serve il vostro aiuto, quindi... da The Pokédark 97 è tutto per questo episodio. Oggi abbiamo fatto tantissime cose come al solito. Sta morendo un Pokémon per episodio, ma ce la stiamo facendo a spingere sempre di più. Quarta Death, noi siamo ancora vivi, siamo ancora qui. Da Mogani è tutto, io vi saluto, vi ricordo di lasciare un bel pollicione all'insù e di commentare qui sotto rispondendo alla domanda del giorno come fate sempre. E noi ci vediamo con la prossima parte di Pokémon Cristallo Randomizer Nuzlocke. Ciao a tutti!